posto qui, Guido? Certo, signore. Mi raccomando, pulizia, pulizia totale. Nicolino? Nicoli, tu vieni qua. Comandi, direttore. Nicolino, senti, la suite è pronta su? Pronto, prontissimo. Mi raccomando, i fiori ci sono, eh? Benissimo, il secchiello con ghiaccio c'è. Benissimo, la frutta c'è. Benissimo. Solo il ghiaccio manca. Coco, papà, ma dico, non viviamo qui in mezzo a ghiacciai eterni e manca il ghiaccio. Manca il ghiaccio, eh. Senti, Nicolino, fra pochi istanti arriverà la contessa degli strozzi. Ah, gli strozzi arrivano, sì, qua. Sì, signore, arriva qua. Una cliente importante, sì. Non mi far figure, non mi combinare guai, perché io questa volta, guarda, ti trasformo in bourguignon. Signore, che cos'è questo bourguignon? Vuoi sapere che cos'è il bourguignon? Tocchettini di carne tagliati sottili, infilati in una forchetta e psh! Dentro l'olio bollente. Attento a te. Ah, sei debole di reni, attento a te, bourguignon. Io adesso vado a ricevere la contessa degli strozzi, attento! Bourguignon, madonna mia, pezzettini. Ah, Nicolì, allora oggi è il giorno tuo, eh? Sta arrivando una contessa di gran classe. Hai visto il boss come sta in fibrillazione? Il fatto è che quando lui sta in fibrillazione, quello che paga le pene sono io. Hai sentito che bourguignon a me. Bourguignon a me. Contessa Verduca degli Strozzi, suppongo. Vi aspettavamo, madame. Pino Mottola, direttore del Grand Hotel Cour Maison, a vostra completa disposizione. Siamo veramente onorati di avervi nostri ospiti. Bando alle formalità. Mi chiami pure Donna Eloisa. E questa è la mia segretaria. Sì. Il suo nome è Selvaggia. Mi creda, non potrei vivere senza di lei. Certamente, madame. Prego, vogliamo entrare? Prego, madame, faccio strada. Grazie. Prego, attenzione qui, c'è un piccolo scalino. Prego, mademoiselle, attention, oui, lo sportello. Ecco, fatto, andiamo. Ah, io a te te gonfio se non te metti gli occhiali, te vossi l'ammazzate. Oui, madame. Dammi sto sciolto. Prego. Andiamo, caro. Da questa parte. Nicolino, i bagagli sono in macchina. Nicolino. Nicolino. Ah, che bourguignon, eh? No, contessa. Prego, da questa parte. Grazie. Signorina, da questa parte. Benvenuto, signorino. Cos'è? Il bacio di benvenuto? Sì, così si usa. Nicolino. Nicolino. Sì, bourguignon. Arrivo. Prego, signorina. Chissà cos'è se sto con te. All'improvviso batte il cuore e la mia lei non c'è. E poi non so se farlo o no. Farmi prendere la mano, che brivido però. Che meraviglia questo albergo. Ma guarda, ci hanno fatto trovare anche i fiori. Quanto sono belli. E lo champagne. Devo dire la verità, ci trattano da vere regine. Mamma, speriamo bene. Io ho paura che prima o poi ci becchino. Oh, ma che è sto linguaggio? Con tutta la fatica che ho fatto per farti diventare una donna di classe. E poi sappi, mia cara, che la contessa Verduca degli Strozzi non la frega nessuno. Qui se ci va bene col poker ci passiamo almeno 3 mesi. Mamma, un giorno o l'altro Yolanda e Zenaide Proietti lo so io dove li andiamo a passare 3 mesi. In galera. Lo so cosa pensi. Ma tutto questo io lo faccio per te, per farti una dote. Se non me lo dici, come lo troviamo un pollo per sistemarti? Con st'occhio di lince che ti ritrovi senza un briciolo di iniziativa, eh? Ah, ma se ricominci vado in camera mia. E va, che me frega. Oh. Amore mio, non cerco una scusa, una bomba che esplosa. Ah. Sicuro amore.
La signora sta seduta. Senti cosa vuole. Sì, sì. Senti, per domani sera è tutto a posto, eh? È il primo anniversario del matrimonio di mia nipote Barbara e voglio che tutto funzioni alla perfezione, ci tengo moltissimo. Guarda Pino, è tutto a posto, ho scelto un paio di brani lenti, romantici e un po' più movimentati per farli scatenare un po'. Spero che Barbara sia contenta, so che è molto, molto esigente. Esigente e determinata. Infatti ha ottenuto tutto quello che voleva nella vita. Me la ricordo bene, quando eravamo piccoli a Capri da te era davvero bella. Luca... E oggi ancora più bella. Nicolino. Ciao amore. No, non sto in albergo, sto per prendere la funivia. Sì, per andare su. Lo so. Mi manchi tanto. So, è che sono 3 mesi che non ci vediamo. Però mi devi capire. Per me è un'occasione importante. Insomma, qua posso farmi conoscere. Far sentire la mia musica. È una grande occasione. Ma certo che lo so che per te è importante. Però ti avverto che comincia a stufarmi. Francesca! Francesca! Amore, devo attaccare che sta arrivando il boss. Ti richiamo appena posso, ok? Pensami sempre. Baci, baci. Beh, ciao. Che succede qui? Vediamo di darci una mossa. E tu, sciogli quelle treccine e torna a lavorare. Questo è un centro estetico. Ho sempre sperato che gli possano arrivare delle piatole grosse come tartaruga ninja a quello. Nulo regga quello, vabbè, nulo regga. Okay. Già, intanto tu te ne vai una settimana in vacanza. Io rimango qui al chiodo da sola, con Luca lassù in montagna che ho la sensazione che non se la passi per niente male. Ma di che ti preoccupi? Ma non è vero. Luca pende dalle tue labbra come un fico dall'albero. E lui è figo, eh? C'è la fortuna, aver ragazzo così. Ma poi avete deciso dove andare? Tutto mia sorella organizza. Beh, adesso fammi andare. Vado a controllare la signorina Benini a lettino solare. Deve finire alle 3. Sono 4:15! Francesca! Non vedi questo? Io credo di essere a posto per oggi. A posto, sta benissimo. Tutti gli anni che Grazie. Che hai? Non avevo mai visto tanta bella gnocca. Ma dai, capirai, poi guarda che roba. Guarda che tu non puoi proprio parlare. Stai in fissa persa e stai sotto un treno merci che si chiama Francesca. Per forza, Francesca è così carina. E poi non ce ne sta una come lei. Vabbè compare, tu ama e sii felice. La mia vista di uomo libero invece funziona molto bene. E non solo quella. Peccato che ci sia sempre qualche stronzo che rovina il panorama. Ma che ci avranno da sta pressa sto Big Jim? Guarda il padecipite, ti piace, eh? Certo che voi qui siete da fare alla grande. Sta lavorando bene. Hai visto le galline? Sono tutte in sbattimento. Gli stanno strappando la tuta di dosso. Dai, ci vediamo dopo per l'aperitivo. D'accordo, ciao. Oh, Stallone delle Nevi, vieni qua un attimo. Ciao Dado, sei pronto? Cerca di non esaltarti, anche se ho visto che lavori bene lì in mezzo al pollaio. Però ogni mattina io e te alle 8:30 abbiamo un appuntamento sulla pista professionale. Perché io quest'oggi vado in palestra e do una lucidata al muscolo e domani mattina ti stiro come una cotoletta. Domani 8:30 pronti in pista. Professionale, eh? Bravo. Don't forget it. See you later. Chi è quello? Quello è Carloni, un bauscia di Milano. C'è una cosa buona. Ah, moglie. Eccola. Oddio. Oddio. Che visione. Ciao, Monica. Ciao. Guarda che guanti. Sto in trance.
Tutto a posto? Benone. Lei, signora? Sì, grazie. Tutto a posto? A posto. Francesca, poni un attimo. Che c'è? Sono delle travolgenti novità. Vieni qua, vieni, vieni. Mia sorella si è presa un'orticaria cistis pustoloidi, non lo so per niente come si chiama. Sta sdraiata a letto. Chi parte in viaggio con me? E magari. Quando mi lascia partire, Marry? Già gli rode aver dato una settimana di ferie a te. Non è proprio possibile. Non puoi arrenderti senza lottare. Sosa, non mi lasciare andare sola, eh? Mi piacerebbe, ma non è proprio possibile. Che peccato. No, perché il posto scelto, la Val d'Aosta, l'hotel Courmayeur de Courmayeur. Che ti dice? Ma è l'albergo dove lavora Luca. E tossati! Sara, dobbiamo assolutamente inventarci qualcosa. Sarebbe davvero una bella sorpresa per Luca. Non ti preoccupare, avrò in mente un quel qualcosa che ci servirà a noi. Calma, signore, calma, calma, signore, calma, 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 non è successo nulla, calma, calma, calma. Ma la manutenzione cosa fa? Della deratizzazione ci vorrà almeno una settimana di chiusura. Calma, 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 signore. Una settimana? Barbara, bellissima. Da quest'oggi l'hotel Courmayeur, grazie a te, ha una stella in più. Grazie, zio. Deliziosa. Vieni, ti aspettano. Ciao, amore. Ciao. Ciao, Luca. Ciao, Barbara. Barbara, guarda chi c'è. Scusami. L'hai vista, Nanni? Sempre più bella. Bella, è bellissima. Oltre che bella si è fatta anche furba. Si è sposata con questo, sai. Lui è un industriale potente, pieno di soldi. Noi no però, andiamo a suonare. Venite, venite. Sera. Mi scusi signora contessa. Ragazzi, ho il piacere di presentarvi una delle ospiti più illustri del nostro albergo. La contessa degli Strozzi, mia nipote Barbara, il marito Cesare Rattazzi. Lieta. Immagino che lei giochi a poker. Beh, no, contessa. Peccato. Venite, venite, abbiamo altri ospiti. Con permesso, signora contessa. Porca dre, non me ne va bene una, eh. Guardami, lo so, che di tempo non ne ho. Credimi, mi troverai sincero più che mai. A volte siamo come nuvole, ci disegniamo tra di noi. Le piace questa canzone? Molto. È mia. Come sua? Sì, sì, è mia, l'ho scritta stanotte per lei, pensando a lei. Grazie, Nicolino. E poiché sono un po' rauco, l'ho fatta cantare a lui. Sì. Ma è rivolta sì a lei. Perché lo sai che c'è? C'è un posto per noi. Immenso se vuoi. Forse ne scriverò un altro. Amami. E si mette gli occhiali, così la può ascoltare bene. Ma mica sono sorda, sono solo miope. Ah, credi che fosse anche sorda? No. È facile, basta stringersi di più. Mi piace quella tua semplicità. Come mi guardi e come se di noi non ci stanchiamo mai, forse un motivo ci sarà, se resterai. Oh, bentornata finalmente.
Ciao, amore. Quando ti metti in profilo, hai delle curve che la pista di Monza sembra un rettilineo, Gioia. Sei sempre molto gentile, amore. Eh sì, lo so. Tu invece sei sempre in giro. Ma che vuoi? A proposito, mai visto la sposina? Carina. Carina? Carina è un po' diminutivo, è una sventola della Madonna. Da 1 a 10 le darei un bel 9. Peccato il particolare. Certo, se lo portavo io il vestito facevo un'altra figura. Sì, questo è indiscusso. Non tutti hanno la nostra classe. E poi c'è un'altra cosa in negativo. Cosa? È finita le mani di un romano. Senti un po', Black & Decker, ascolta una cosa. Dimmi, Dado. Intanto che le Iene non ci sentono. Il trio Campinella dell'altro giorno, lì in Val d'Aosta, le ha timbrate tutte e tre? Solo due. Come mai? Una si è salvata. È arrivato il marito. Ciao Tony, come stai? Bene, che fai, non noti più? Sì, perché no? Che ne dici di nuotare un po' insieme? Ho voglia di divertirmi un po'. Dai, vatti a cambiare, così ci facciamo un paio di vasche. Davvero? Ok, aspettami, Oh, come c'è sta faccia? Ho rivisto Barbara. Lo sai, mi fa un effetto strano. Naturale, vorrei dire. Con quel telaio che si porta presso, quella farebbe uscire fuori di pista pure in rettilineo. Non vorrei trovarmi nelle condizioni del marito, il signor Attazzi. Quello è un predestinato. Predestinato a che? Ad averci le corna, no? Ma dai, piantala. È che non mi aspettavo che mi facesse questo effetto. Non vorrei che prima o poi io ci ricasco. Guarda, eccola. Guarda Monica. Guarda che costume. Che paio di sandali che c'ha. Bacino, darling. Amore, sei uno spettacolo. Lo sai che ti guardavo prima in promenade? Venivi avanti con una maestosità che sembrava una corazzata. Guarda, sei la migliore del gruppo. Non a caso, sei mia moglie. Sei sempre molto gentile, amore. Lo so, ma dico la verità. Vuoi bere qualcosa, darling? Sì, grazie. Senti, tanto che vai in camera, fai cambiare le lenzuola, fai mettere quelle di seta nere. Lo sai che il nero mi esalta. Vai, Gioia. Ci vediamo su. Ho una moglie che è uno spettacolo, sei d'accordo o no? Tornando al discorso di prima, la manodopera si risolve. Sai come ho fatto io? Sai che ho due locali su Naviglio, no? Allora, cosa succede? Nella zona cucine ho preso due senegalesi neri. Che poi nel Senegal non sono proprio neri, sono sul marrone, hai capito? E li ho bilanciati con due polacchi bianchi. Attenzione, che qui viene il bello. Ai fuochi in cucina ho messo un giallo. E i cinesi, sai che sono maestri con loro tac, tac, tac. E lì quella zona lì è a posto. Poi cosa ho fatto? Nella zona bar ho preso quattro polacche. Sai quelle slavate bionde che lei sta adesso un momento che tira. Ne ho messe due al bar e due ai tavoli che servono. Funziona tutto a meraviglia, perché mi dirai? Ma semplice, perché io li ho messi in regola, li pago bene e loro mi ripagano la grande, tesoro. Vabbè, ma cosa fanno? Ma come cosa fanno? Lavorano, non sono mai malati. Cioè mia, è lì il segreto. Giù dalla pianta. Te lo lì riesce. Oe, ti becco sempre in pole position. Non perdi un colpo. Senti una cosa, vedi che al finale la teoria messa in pratica dai suoi risultati. Senti, hai studiato stanotte? Claro che sì. Allora, libera un attimo le galline. You are free, siete libere. Vieni qua un attimo. Ciao. Ciao.
Allora, sei pronto? Voglio vedere se sei preparato. Hai studiato ieri sera? Chiaro. Allora fammi subito la 19. Pensaci bene. La 19. Vai. È bella? È bella, però hai sbagliato. Io ti avevo chiesto la 19. Questa qui è la 22. NCS, non ci siamo. Devi studiare. Devi studiare! Guarda te. Ciao Luca. Ciao Barbara. Ieri sera dopo la festa non ti ho più visto. È che sarà fatto tardi e sono andato a dormire. Comunque stamattina il tuo amico mi ha detto che venivi qui dal giornalaio. Così ho pensato di venirti a prendere. Magari parliamo un po', visto che sono tanti anni che non ci vediamo. Molto, molto volentieri. Andiamo. Nicolino, 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 ma guarda lì, ma è mai possibile che in qualunque reparto io ti metta tu mi fai acqua? Ma io l'asciugo l'acqua, mica la faccio io. Nicolino, ascoltami bene, io voglio darti l'ultima chance. Ma che cos'è? L'ultima occasione, hai capito? Allora, vediamo un po', sì, ti nomino sommelier. Perché? Fosse parente di Bourguignon? No, no, è l'assaggiatore di vini, hai capito? Sì. Tu come te la cavi con l'alcol? Benissimo, io sono stato svezzato con gin e vodka nel biberon. Bravo, bravo, ricordati, se mi combini un altro guaio... Bourguignon, adesso vai. Vai a tirare su, vai a riparare i guai che hai fatto. Ma chi me l'ha mandato questo? Allora sei proprio convinto? Sì, io diciamo che mi sento felice. Tu invece? Sei innamorata di tuo marito? Sai cos'è? Che l'amore è difficile da definire. È un qualcosa con molte facce. Piuttosto sono davvero contenta che la tua passione per la musica sia diventata un vero lavoro. Sei molto bravo. Beh, diciamo che tra i due la diva sei tu. Mi ricordo che da piccola già ti davi un sacco di aria. E specie con me che ti stavo sempre intorno e non mi filavi per niente. Davvero? Si vede che all'epoca ero un po' distratta. Però adesso sì che ti vedo. Anzi, ti dirò di più. Che la visione è molto, molto piacevole. Parola. Apro. Fino a 50. Sì? Sì. Gioco. Gioco. Anch'io. Servito. Due carte. Due. Una. Cento per veder le mie. Ci sto. Fino a 500. No, non gioco. Un milione. No. Vedo. 3-7. Tre re. Sarebbe il caso che tu andassi veramente a riposare. Sei molto stanca. Vai, cara. Subito, dormi anche un po' per me. Ah, carta a lei. Va bene. Giuro a me stesso che il sommelier non lo faccio più. E chi si è visto, si è visto. Questa sicuramente non ho visto. Chi è? Signorina Selvaggia. Oh, Nicolino, è lei. Signorina Selvaggia, e che ci fate qui?
Stavo cercando di andare nella mia camera, ma qui è così buio, non ci si vede niente e ho anche dimenticato gli occhiali. Ma che fortunata coincidenza. Io stavo proprio andando su in ascensore. Posso avere l'onore di accompagnarmi nella vostra suite? Oh sì, siete così gentile. Allora prego, accomodatevi. Sì. Come sono fortunata. A che piano andate? Al quinto. Al quinto piano? Sì, sì. Andiamo. Ho l'impressione che questo ascensore è guasto. Probabilmente ce la dobbiamo fare a piedi. Signorina, signorina, sono pazzo di voi. Pazzo di me? Sì, sono ubriaco della vostra voce. Ubriaco della mia voce? Ubriaco del vostro profumo. Ubriaco del mio sì, profumo? Sì, sì, sono ubriaco di lei. No, tu sei ubriaco e basta. Me la fate fare sta telefonata? Fare la telefonata nell'ascensore! Ma guarda lui! Ma che sei ubriaco! Con tanti telefoni che abbiamo! Luca, senti sì. Luca, ma va tutto bene? No, perché da un po' di tempo ti vedo un po' distratto, eh? No, 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 tranquillo, va tutto bene. Meglio così. Luca! Francesca! Oh. Amore mio! Sei pazza? Ma che combini? Che ci fai qui? Grande complotto con Sara. Poi ti racconto. Ma tu come stai? Sei felice di vedermi? Me lo chiedi. Bene. Francesca, immagino, vero? Sono felice di conoscerti, ma soprattutto sono contento che tu sia qui. Così le cose per Luca cambieranno, eh? Lo credo bene. Non mi disturbare, grazie, dell'accoglienza, sa? Sei caruccia, sa? Ben arrivata, ce l'hai fatta. Ti presento Pino Mottola, il direttore del Courmaison. Lei è Sara, esperta in cartomanzia e esoterismo. E quando le va anche in tarocchi. E a malocchi e fatture come andiamo? Che fai, spirito? Tento te. Questa qui è bella perché fa ridere. A un certo punto il romano mi dice: il segreto della mia voce è potente. Dico, dire. Tutte le mattine a digiuno due o tre spicchi di aglio crudi masticati. Gli ho detto: ma quale segreto, animale? Stammi a 3 metri, che qui non respiro più io. Poi Barma, fai un altro giro per tutti gli amici. Sì, ma abbondante però. Perché tu sei un po' scarsino, c'è il braccino te. Ma tu chi sei? Sei mica il pianista tu. Sì, beh, sai, io l'accompagno sempre. Ti faccio anche da manager perché Luca è uno forte, capisci? E all'occasione faccio anche da bodyguard. Non vedi? Senti, ma mi sembra che anche tu ti muovi nella musica a Milano. Ma guarda, più che muovere la musica, muovo la fresca. Ti spiego, quando mi sono staccato di litigare con la triplice tra virgolette sono i sindacati. Cosa succede? Ho venduto con ricavato, ho investito un po' di milioni in 2 locali sui Navigli. Musica dal vivo, cibi genuini, la gente si diverte. I suonatori si divertono anche loro e io mi diverto di più perché inverto la grana, hai capito? Vero o no, Cici? Vai che sono forte. Sono forte. Sono Sara, l'amica di Francesca, ti ricordi? Scusate un attimo, sbrigo il malinteso e arrivo. Ma vuoi rivolto subito, sa? Dai, raccontaci di quella volta in Africa. Sì, dai. Ti ricordi l'anno scorso d'estate? Allora, stavamo al cinema all'aperto, eravamo io, te, Francesca e Luca. Io ero vestita di nero, forse, di nero, e io sono un cancro. Su questo non ci sono dubbi. Senti, cara, io non so quello che ti frulla per la testa, ma io sono qui a fare del business. Quindi, famo finta di niente e stiamo larghi. Ciao. Thank you.
Va bene, dottore, ho capito. Due aperitivi della casa. Mi servono tutto. Piccolino? Sì, arrivo. Permette? Pensavo fosse scritto in russo. Allora, dunque, vediamo. Dunque, io prenderei un aperitivo della casa. No, beh, di mattina... Per favore, vadi, non ci serve niente. Vadi! Ma insomma, la vuoi piantare di chiamare sempre quel vagarozzo? Io prima o poi ti strucco le gambe. E poi, quando ti deciderai a mettere gli occhiali, finirai di andare in giro col bastone e il cane lupo. E non mi offende, ma... Sto qua, guarda qua. Lo sai che con gli occhiali non mi piaccio? E le lenti a contatto mi fanno allergia. Sei la disperazione mia, te. Io, eh? Scusi, posso avere l'ardire di presentarmi a questa gentile e bella signora? Alvaro Martinelli. Molto lieta. Sarei io molto lieto di offrirvi un cocktail. Oh, lei gioca a carte, suppongo, eh? Di tanto in tanto. Ecco. Anche se sinceramente mi ritengo un vero e proprio principiante. Non si preoccupi, ci penso io. Ah, ma io la prendo in parole, eh? Volentieri. Dove vai? Prendimi. Aspetta, dai. Su. Vieni qui. Aspetta. Sono proprio contento che sei venuta qui. Mi hai fatto proprio una bellissima sorpresa. Staremo insieme fino alla fine della tournée. Magari, così terremo lontane tutte quelle sciacquette che ti girano sempre intorno, eh? Beh, lo sai, un sex symbol come me. Ah, sì? Ah! Chissà quando riusciremo a non dover fare sempre acrobazie per stare insieme. Lo spero presto. Ti ricordi quella casetta che ti piaceva tanto con il terrazzino e piena di fiori? Era in affitto e l'ho presa, così quando torneremo a Roma avremo una casetta tutta per noi. Oh, grazie! Ah, che bello, guarda che bello. Senti, Sara, guarda... allora? Sei proprio sicura di non volerci neanche provare? No, no, Francina, non esiste. Non ci penso nemmeno. Io sugli sci, con tutti sti uomini che salgono e scendono sulle piste, con tetude, tutti abbronzati, con occhiali. Mi vengono le palpitazioni più larmeri. E allora, mentre io vado a sciare, tu stai qui come una mummia. No, vabbè, mi metto a leggere un libro. Aspetto che esci il sole, così mi bacia. Almeno quello. E vabbè. Ciao. Ciao. Mi dispiace, ma non posso proprio. Il mio corso è assolutamente completo. Non più posti, ya? Ma io volevo andare proprio con lei. Mia amica mi ha detto avere un cross capacità. Oh, grazie, ma non posso fare proprio niente. Comunque la posso sistemare in un altro dei nostri gruppi. Va bene? Ja. Danke. Buongiorno. Salve. Io vorrei iscrivermi a un corso di sci. Il mio ragazzo mi ha consigliato Tony, una vostra maestra. Ma che sia un corso di base, perché io sugli sci sono davvero una frana. Tony, mi dispiace, ma non c'è proprio niente da fare. Gli ho appena segnato l'ultimo posto libero. Perché non vieni con me? Sono anch'io uno degli istruttori ed un corso al primo livello è molto divertente. Ma mi sembrava d'aver capito che avevi detto alla signorina che non c'era più posto. Quella, la tedesca. Ma io non mi ci prendo proprio. Sarà la lingua, ma sono allergico. Capisci? D'accordo. Now.
Sì. Ciao, Tony. Ehi, ciao. Come stai? Andiamo a prendere qualcosa. Siete pronti per la partenza? Sì. Senti, io cercavo Francesca, la volevo salutare prima della lezione. L'hai vista? Guarda, io l'aspettavo, ma poi ho saputo che sei iscritta al corso di quel fetentone di Max. Ah, vabbè. Mi dispiace. Ciao. Ciao. Sì, vabbè, certo. Insomma, guarda un po', eh. Ah, li tengo io. Ma cosa dici, Stellina? Ma qui a noi si sta da Dio, si sta bene. La tragedia è al sud, perché la signora si esalta con le oglie. E io l'estate sono costretto a passare un mese lì, in riserva, in mezzo ai meridio. Casa fa, casa dia, creatura. Ma che lingua è questa qui? Io non la capisco. Una tragedia, guarda. Sai che hai ragione, Dado? Le mogli bisogna lasciarle libere, libere per continuare a tenersele, specie quelle valide come la tua. Beh, insomma, libere fino a un certo momento. L'importante è non perdere il controllo del rubinetto, hai capito? Rubinetto? Ma sì, il rubinetto della grana, no? Quello della fresca. Vieni giù dalla pianta, animale, sveglia! Volete qualcosa da bere? Bravo. Datti da fare, dai. Gradisci un caffè? Un tè? Un me? Per ora niente, grazie. Ehi. Senti, Nanni, sei proprio ridicolo. Hai strisciato mezz'ora davanti allo squalidone per agganciare la moglie. Che poi quella non ti si fila per niente. Ma cosa dici? Ma sei fuori? Ah, Luca, ma certo che quella me la farei di corsa. Ma non hai capito, io sto a lavorare per te. Per noi. Quello c'è una marea dei sordi. È il proprietario di un sacco di locali che fanno musica dal vivo. Hai capito? E a noi serve un ingaggio. O sbaglio? Sbagli pure di brutto. Perché se questo significa lasciarsi offendere o leccargli il culo e ridere per tutte le sue stronzate, vuol dire che sei uno scemo. E poi dico, ma ce l'avrei pure un minimo di dignità, no? Hai ragione. Sai una cosa? Sei proprio uno stronzo. Mi sa che non mi vedono più sulle piste da sci. Ah, sono tutta rotta, ma non c'è cosa peggiore, avere male al collo e al sedere contemporaneamente. Te vorrei vedere quei reumatismi che c'ho io. Io mi butterebbe per terra, mi metterebbe a piagne. E poi, datte una aggiustata, vatta a cambiare. Mi pare una sfollata. Pensa se te vede il signor Alvaro. Avevo pensato di velarla a poker, perché è una donna intelligente. Un uomo lo deve guardare solo quanto è gonfio il portafoglio e possibilmente deve essere sempre pieno. Quello, per esempio, sarebbe perfetto per te, eh? Non c'è niente da fa', ma non è il tipo mio. E poi mi sa che quello è interessato più a te che a me. Ma che dici? Cameriere, venga. Madame la Marchesa, ai vostri ordini. Prego, Contessa Verruca degli Strozzi. Cameriere, se la trovo di nuovo ad importunare la mia compagna, la farò spedire fuori di qui, è chiaro? Ma io se la guardo è perché potrebbe avere bisogno di aiuto. Non vede bene. Appunto, se ci vedesse bene, non guarderebbe lei. Intesi? Sì. Tu dici che mi sono resa ridicola con Nanni, eh? Ma e che quando l'ho rivisto? Sono andata in palla completa. Cioè, come se mi fossi fumata in campo d'erba medica. E lui di me non gliene può fregà de meno. Senti, io conosco il tipo. E tu, conciata in quel modo, non te l'ho mai detto. Secondo me, quando lui ti vede, si tocca. Vabbè, scusa, ma te lo pensi pure te o no? Dimmelo, no. Scusa, grazie. Voilà. Allora, sei stanca? Per niente, mi sono divertita molto invece. Scusa, eh? Hai visto? Ne ero certo. Stasera ci sarà la discesa con le fiaccole fino al paese. Mi hanno detto che è uno spettacolo bellissimo. Certo, per noi maestri è una tradizione scendere in mezzo alla neve. Non sai quanto sia bello. Ci vuoi partecipare? Magari, ma non credo di esserne in grado. Se vuoi ti accompagno io con la motoslitta, poi torneremo indietro. Vedrai quanto è bello. Poi ti riporterò in albergo. Nanni. Allora, ci vieni? Oh, fammi dire, se n'è andato.
Guarda, mi dispiace proprio lasciarti sola, tesoro, ma questo impegno di lavoro mi è impossibile spostarlo. Comunque, se tutto va bene, dopodomani sarò di nuovo qui. Non ti preoccupare, caro, capisco benissimo. E poi si tratterà soltanto di una giornata. E comunque non sarò da sola. C'è sempre lo zio Pino. Ok, ciao. Ciao. Ciao bel musicista, come va l'ispirazione? Ma bene, diciamo che va e viene. Tu piuttosto, come stai? Ma io mi sento molto ispirata. Sarà quest'aria frizzantina, questa luce. Cesare è partito, un impegno di lavoro, e non tornerà fino a domani. E questa sera c'è la fiaccolata, mi dispiacerebbe andarci da sola. Beh, sai cos'è Barbara? È che... tu sei molto bella, ma in questi giorni però c'è Francesca che ormai fa parte della mia vita, lo capisci, no? L'amore vero, bello, ma ti fa perdere certe occasioni. Ciao! Allora, non è bellissimo qui? Sembra quasi un posto da fiaba. Sì, sì, davvero incantevole. Però si è fatto tardi, abbiamo fatto parecchia strada. Credo che adesso sia meglio tornare. Ma un peccato rientrare da questo posto magico così presto. Perché non ti rilassi un momento e la smetti di pensare al ritorno? Il mio ragazzo starà in pensiero. Ho promesso di vedere con lui la fiaccolata. Tranquilla, torneremo in tempo. Ti dimentichi che ci devo partecipare anch'io alla fiaccolata. Ehi, ma... ma che, sei matta? Vedi di rimettere in moto questo coso e andiamocene da qui immediatamente. Certo, certo, ma come siamo permalose. Non pensavo che l'idea di mio bacio fosse così sgradevole. Ma guarda questa. Questo schifo di motore proprio non ne vuol sapere di ripartire, maledizione. Adesso non vorrai farmi credere alla solita storia della benzina finita. Ascoltami bene, io non ho mai avuto bisogno di certi trucchetti. Di solito sono le donne ad inventarsi di tutto per stare con me. E poi fra un po' farà buio e non mi solletica l'idea di tornare indietro a piedi. Mi sa tanto che dovremo arrangiarci in qualche altro modo. Ma io devo assolutamente rientrare. E perché? Io no? Accidenti. Vai pure, quella è la strada. Oh, mi raccomando la 146, Luca, ci sono notizie di Francesca? Niente, al rifugio non c'è, gli impianti sono chiusi da ore ormai. Quindi niente da fare. Ma come torna? Andiamo di là, venga. Nanni, scusa un attimo. Hai visto Francesca in giro? Non riesco a trovarla. Ma allora siamo ancora amici? Senti, lascia stare, Nanni, non è il momento. Sono molto preoccupato per lei, l'hai vista? Non ti devi preoccupare, l'ho vista io, stava benissimo. Era con Max. E tu lo sai com'è Max con le donne? Beh, forse non l'avrà portata a recitare il rosario. Nanni? Sei proprio un bastardo, guarda. Anzi, vuoi sapere una cosa? Ti chiederò di prestarmi la faccia il giorno che mi dovesse capitare di fare una figura da stronza. Su, vieni. Seguimi. È permesso? Oh, bello. Oh, come sei secco, sì. Sta seducendo il tuo Nicolino.
Hai visto che con gli occhiali è più facile? Lo sciarmo che non so spiegarti come. Che belle parole, Nicolino. Mi piace vederti mulare per l'eccitamento. Vieni, vieni, vieni a mulare con me, vieni. Bello, bello. Vieni, ti faccio posto, vieni. Vieni. Bello, bellissimo. Vieni, vieni a mulare vicino a me. Ti sto aspettando, vieni selvaggio dal tuo Tarzan. Chissà come sarà preoccupato Luca a quest'ora. E fa pure freddo. Sto cercando di accendere il fuoco. È stata già una fortuna aver trovato questo posto. Peccato non aver potuto chiedere aiuto a qualcuno. Non ci allarmiamo, sto io qua, che paura c'è? Non ti preoccupare. Oddio, contessa, arrivo! Ma chi è la contessa? E qua bisogna scappare, quello se mi acchiappa, mi scortica vivo. Non si scappa, non si fugge. Non mi dica che stai sempre acciaccata, eh? Vuoi aprire sta porta, sì o no? Apri. Che facciamo? Il balcone, presto! Apri! Ma quella è la voce della contessa? Sì. E perché parla così? Ha una doppia personalità, poi ti spiego. Non voglio spiegare perché quello non mi interessa proprio. Apri! Oh, mamma mia! Oh, che fredda! Arrivo! Eccomi! Ah, era ora! Ma come mai? Tutto sto tempo mi ha lasciato fuori, eh? Stavo in doccia! Devi ammettere, però, che questo luogo è veramente romantico. Ma sei scema però! Non ci sei. Adesso che ho trovato lei. Chissà come sei. Non so, per me è difficile capire se voglio lei o te. Sai che mi ha emozionato ascoltarti stasera? Che cos'hai? Sei preoccupato? Non vedo la tua ragazza in giro. Sarà a divertirsi da qualche altra parte. Poverino, solo solo. No, è che sei bellissima e in questo momento desidero solo te. Beh, se l'alcol ti fa sempre questo effetto, dovresti bere più spesso. Non è l'alcol, sei tu.
Spero che questa notte possa essere soltanto per noi. Beh, come potrei rifiutare un invito del genere? Gliela muoviti! Giù in salone c'è tanta bella gente! Vieni che andiamo a vedere sta gran fiaccolata che hanno fatto, dai! Mamma, io c'ho ancora 10 minuti. Vai avanti te, per favore. No, io da qui non mi muovo, cara. Fino a che non sei pronta te non esco. E poi sei fatta apposta per smontarmi. Mo vedrai che finita pure la fiaccolata, lo sai che ti dico? Mo giochiamo a scopa, ecco. Che roba da mare. Eccomi, mamma. Benissimo, cara. E come va con il tuo ultimo filerino? Era un po' troppo giovane per me. Si è messo con mia madre. Tu, piuttosto, il tuo grande amore? Beh, è finito. Sai, ci siamo sposati. Oh, finalmente. Se ne sono andate. Buonasera, signora. Nicolino. Nicolino. Beh, vedo che nell'intimo hai molto buon gusto. Insomma. Perché non mi dai il numero di telefono della boutique dove ti servi? Burghignon. Nicolino. Burghignon. Burghignon, Nicolino. Luca, è la terza volta che faccio il giro dell'albergo per trovarti. Mi hai una trottola. Dove eri finito? Che ero un attimo... Sono... E sei sbattuto come nuovo, cocco bello. Io non voglio sapere da quale esperta massaia. Ho un animo puro io. Comunque, Francesca è fuori pericolo. Fuori pericolo? Sì, perché è rimasta bloccata nel bosco. E stanotte lei e Max hanno dormito lì, tra gli alberi. Comunque la stanno riportando in albergo adesso. Ciao, grazie. Ciao. No, amore, non sai che storia. Mi sono presa una strizza. Ho passato tutta la notte in un casotto sperduto nel bosco. E faceva un freddo. La motosletta si era fermata e non voleva ripartire. Sei arrabbiato? Sì, sei stata nei boschi tutta la notte con quello. Ma che ne sapevo io che saremmo rimasti bloccati nel bosco? Lasciamo perdere. Potevi anche evitare di andarci, no? Ricevuto, chiedo scusa. Però adesso me lo dai un bacio. Ciao, Luca. Ciao, Barbara. Lei deve essere Francesca. Sì, Francesca, ti presento Barbara, la nipote del signor Pino Mottola. Mm-hmm. Questa sera vengo ad ascoltarti, sai, la canzone di ieri sera era bellissima. Mi è rimasta in testa tutta la notte. Te la farò ascoltare molto volentieri. Ci conto, e spero di vedere anche te, Francesca. Ciao. Mi è rimasta in testa per tutta la notte.
E questa da dove sbuca fuori? Dai, te l'ho detto, è la nipote del signor Mottola, ci conosciamo da quando eravamo piccoli. Questo non mi tranquillizza per niente. Dai, non fare così. Dai. Giorni fa sono stata a casa di un mio amico, un banchiere. A un certo punto ha aperto un armadio e era pieno di pellicce di ogni tipo. E sai cosa mi ha detto? Prendi quella che più ti piace. Naturalmente mi sono presa un 3/4 di volpe argentata fantastica. Ma che bella fortuna. E tu, scusa, non hai dovuto fargli proprio niente? Beh, sì, gli ho dovuto accorciare appena un poco le maniche. Sì. Ti illustro la situazione astrale tra me e Nanni in questi giorni. Giove è in trigono con lo Scorpione. Lui, Saturno in quinta casa. Praticamente impossibile se capiamo. Sì, ma perché invece che studiare queste combinazioni astrali non ti fa un po' più carino? Non ti sciogli questi capelli? Secondo me sarebbe molto meglio, Sara. Ma tu fai finta di non capire. Cioè, l'attrazione è astrale. Cioè, sguardo, l'energia. Però tu dici che fa vedere la segna ogni tanto serve, eh? Mm-hmm. Dici? Sì. Vabbè, te hai ragione, tieni. Ma sì, in fondo gli uomini sono tutti un po' musicisti. Devono saper suonare bene le corde giuste. E sai cosa ti dico? Che proprio quelli più timidi sono quelli più bravi. Come il nostro menestrello dalla voce dolce dolce, Luca. A letto, una vera bomba. Come hai potuto farmi questo, Luca? E non venirmi a dire che eri ubriaco, magari. Me l'ha detto proprio lei. Eh certo, la stronza non ha perso tempo, no? Moriva dalla voglia di fartelo sapere. Già, lei è una stronza, ma tu? Tu cosa sei? Io sono più stronzo di lei, lo so. Mi devi capire, però. Ero furioso e poi credevo che tu... Che io fossi andata a letto col solito maestro di sci? Così, tanto per passare il tempo, eh? E lasciami perdere. Dai, Francesca, lo sai, certe volte non si ragiona. O si ragiona con qualcosa che non è di certo la testa. Perché tu con quella schifosa di Barbara ci volevi andare fin da quando l'avevi rivista. È inutile che cerchi di negarlo, lo sapevano tutti. Questo non è vero. E poi tu non fare tanto la santarella. Sei stata tutta la notte nei boschi con quello stallone delle funivie. Con la differenza però che non ci sono andata a letto. Beh, questo lo dici tu. Sei patetico, Luca. È stupida io che finora avevo creduto che il nostro fosse amore veramente. Prega il telefono. Scusate. Mi segua. Carte? Una. Due. Una, due. Due. Una, due. E due anche per me. $500. No. $1,000,000. Vedo $1,000,000. Manco. Full. Ma io non capisco. Oggi è veramente una giornata no per me, eh? Lei non deve preoccuparsi, contessa. Deve insistere, insistere e puntare alto. Selvaggia? Oui, madame. Ti prego, vieni, ho bisogno di te. No, non ha bisogno di nessuno, lei. Soltanto di un po' di fortuna. Vede, io non sono bravo a giocare come lei, eppure... Lei non saprà giocare bene, ma indubbiamente ha un gran cuore. Sì, ma certo, piccola. Vedrai che questa pagliacciata di matrimonio finirà presto. Sì, lo sai che mi serviva il suo nome come promozione. Sì, Barbara per me non è che un'immagine. E appena concludo con i discografici di Londra, la mando definitivamente al diavolo. Ma certo che staremo insieme, come in questi due giorni magnifici. Certo. Ok. Ciao. E questa telefonata che cosa significherebbe? Dai, Barbara. Non vorrei fare una scenata, no? Non è nel tuo stile. E invece lo è. Dai, smettila. Non vorrei farmi credere che sei innamorata di me, no? Sei troppo egoista e piena di te per innamorarti di qualcuno. In fondo, in questi due giorni, non è che sia stato solo io a prendermi un diversivo.
Anche tu non hai sprecato il tuo tempo. Non hai esitato a stravolgere la vita a quel ragazzo, solo per un tuo capriccio. Ciao. Senti, io devo andare. Ti consiglio di cercarti un'altra compagnia, perché per me hai già fatto abbastanza. Ma... Luca. No. Ciao. Fratello, ti voglio dire una cosa. A Rifugio c'è stato uno scambio di persona. Lo stronzo non eri tu, ma io, a comportarmi così con quel milanese. Fa niente. Tranquillo. Ma dove vai con la mia chitarra? Andiamo alla polentata, no? Te l'ho portata così ci fai sentire qualcosa. Guarda, è meglio di no. Potrei incontrare Francesca, sai, abbiamo litigato per via di Barbara. Ma questa è l'occasione giusta, no? Così vi vedete, fate pace. Dai, andiamo. Proviamo. Lì tutta sola? Qualcosa non va? No, va tutto bene. Ho saputo che tuo marito è tornato. Sai, c'è una festa a base di sangria. Però io e Dodi siamo stati invitati a cena in paese, da amici. Voi andate? Ma Cesare è stanco, quindi è rimasto in stanza. Anche mio marito è sempre stanco. Sai, troppi esercizi. Non so se mi capisci. Dai, allora vai tu ed io cercherò di raggiungerti appena possibile. Veramente non mi sento tanto in vena. Ma Barbara, non ti riconosco più. Non puoi perderti una festa così caratteristica. Grazie, Monica, ma non lo so. Non lo so. Va bene, tesoro, ti saluto. Ci vediamo. Ciao, ciao. Ciao. Nanni, ma tu come fai nella vita quando ti accorgi di essere stato un gran coglione? Lo vedi, Francesca mi detesta e non mi guarda nemmeno più. Compare, ti sei messo in un bel casino. Forse avrei dovuto fermarti in tempo. Ma dimmi un po', come ti senti adesso che Barbara è rientrata nella tua vita? Ma di Barbara non me ne frega niente, lo sai, io nella vita vedo solo Francesca. Adesso che ti sei levato lo sfizio. Del resto Barbara è una che ti fa perdere la testa. Forse hai ragione. Però impazzisco l'idea di aver perso la storia più importante della mia vita, così per una che... Hai capito tutto, vai! Che vuoi? Guarda questa! De Bossina romana! E adesso tutti in coro per Sara! Per me! Vai! Batman e non lo sapevamo. Brava. Che spettacolo, Quante volte insieme noi abbiamo stretto i denti per difenderci, per non arrenderci, a raccontarci i nostri sogni e giurare poi di non lasciarsi mai.
però canta veramente non bene. Non finire mai, ma dove sei, baby? E che ci fai ancora vicino a me? Non sono andate come tu pensi. Cosa stai cercando di dirmi? Che tu e Luca non avete passato la notte insieme, forse? Io e Luca abbiamo dormito insieme. Ma abbiamo soltanto dormito. Non abbiamo fatto l'amore, capito? Lui era arrabbiato con te ed era ubriaco. E io gli ho soltanto fatto compagnia. Ma io e Luca non abbiamo fatto l'amore. Non capita molte volte che io dorma con un uomo senza farci l'amore. Ma con Luca è andata così, credimi. Perché lui è innamorato di te. Come puoi pensare che io ti creda? Che motivo avrei di mentirti? Comunque adesso sai com'è andata, quindi fai quello che ti pare. Vieni. Ma guarda, dove usciamo qui? Tana per la signora contessa. Come mai tanta fretta? Ah, ma pensa che qui si mette male. Zitta. L'uscita è dall'altra parte. E poi c'è un piccolo particolare. La signora si è dimenticata di saldare il conto. Un conto salato. Come si permette? Non penserà che io... Mi permetto e come? E penso, certo che penso. Lei sta parlando con la contessa Verrupa degli Strozzi. Nessuno si era mai permesso. Capo? Oui, che c'è? Questo è l'assegno che la signora contessa mi ha dato al saldo del suo conto. L'assegno della signora contessa? 2.800.000? Ma signora contessa, io sono veramente dispiaciuto. C'è stato un qui pro quo. Io la prego di accettare le mie più sentite scuse. Non ci speri, sa? Nessuno mi ha mai offesa tanto. Io mi prostro ai suoi piedi e vado. Io ho dato un assegno a mia firma. Tanto lui non la conosce. Poi ci sarebbe un'altra questione da risolvere, quella del signor Martinelli. Contessa, lei sa giocare a scopone? Ma che domande! Non mi ha mai battuto nessuno. No, siamo a posto. Siamo a posto. Mamma mia, Donny. Andiamo a dormire, dai. Non mi ricordo nemmeno quello che dovevamo dimenticare. Ci facciamo l'ultimo a chiudere? Mi hai convinto. Altri due. Non vedi che arriva? Luca, ti stavo cercando.
Non è come lei pensa, dottor Attazzi. Non faccia cose di cui potrebbe pentirsi. Luca è innocente. Guarda che se stai cercando di coprirlo per la storia con Barbara non serve. So già tutto. E poi non me ne frega niente. Luca, questo è il mio biglietto da visita. Cerca di chiamarmi appena rientri a Roma. Voglio fissarti un'audizione. Hai talento, ragazzo. Vorrei che lavorassi con la mia etichetta discografica. Sul serio? Certo. Ci vediamo a Roma, spero. Come no? Speriamo di vederci. Come no? A presto, ragazzi. Ah, Luca, che culo. Si chiude una porta e si apre un portone. Vai! Altri 4 bicchieri. Io sono arrivato. È meglio che vado a letto. Vabbè, adesso vengo. Che gente strana che c'è in questo albergo. Luca si fa la moglie di Rattazzi e lui invece di gonfiarlo gli propone una scrittura. Nanni! Oh! Sei embriaco, sei. Senti, c'è un piano, mi devi aiutare. Che fa Martinelli? Non gioca? Tempo, tempo. Sto riflettendo, no? Ah, 6 e 7 scopa! 7 di denari, bene! 9 scopa! Ancora scopa! Ancora! Scopa! E sono 5 scope, 4 punti 9 e 12-21 abbiamo vinto! Basta, io non gioco più. Peccato, una partita così importante! Ah, ma... Madame, sono 4! Vai a dormire, te! Sei molto stanca! E con questo il debito della signora Contessa è stato estinto. Adesso ci deve dare 2.400.000 lire. Come ce le vuole dare? Vuole la penna? Luca, stai calmo. Sono calmo. Francesca. Che è successo? Niente, ieri stava con Max e non è rientrata. La stanno cercando. Vado a cercarla. Francesca, non agitarti, Francesca. Stai calma. Ti devo dire una cosa che non è bella, Francesca. Ma tu devi stare tranquilla, non ti devi agitare, devi stare tranquilla. Perché devo dire una cosa che non è bella, Francesca, ma non ti devi agitare. A me sembra che l'agitata sia tu. Si tratta di Luca. È scomparso. Gli ha preso un raptus, ha preso gli sci e è scappato. Ma se non sa sciare? Appunto. C'è stata una slavina a valle. Lui è passato proprio là. Francesca, non voglio illuderti, però devo dirtelo. La montagna a volte può essere molto pericolosa. E spesso, quando uno viene dato per disperso, bisogna essere preparati al peggio. Oh mio Dio. Francesca! Oh, eccoti finalmente. Luca, grazie a Dio stai bene. Io sì, sto bene, ma tu come stai? Adesso meglio, quando mi hanno detto che eri disperso. Disperso? Ma non eri tu quella che... Io? Vuoi dire che... Sì, Nanni mi ha detto che ti eri persa. Una slavina. La stessa cosa che hanno detto a me. Ma puoi scommettere che... Oh, Luca, tesoro. Ci vuole un brindisi! Che dici, eh? Avrà funzionato, eh? Beh, il
fatto che non siano ancora ritornati è un buon segno. Beh, era quello che volevano e noi li abbiamo aiutati. Chissà cosa staranno facendo adesso. Quello che io e te non faremo mai. E semburino sei. Non da lunga, è tutta questione di feeling, capisci? Ma cosa fai? Ti esalti con lo sbarbato? Cerca di stare in campana, stai al tuo posto. Ciao Sara, posso offrirti qualcosa? Anche due. Ti amo, Francesca. Sei la cosa più bella e importante che mi sia capitata. Io non voglio più rischiare di perderti. Non succederà più. Neanch'io posso rinunciare a te. Ma che avrà tanto da ridere con quello? Sta a parlare di Monica? E che di Wea? Non ce lo sapevi che è l'ultima conquista? Come ultima conquista? Come, non ce lo sai? Cosa non ce lo so? Monica c'ha un debole per tutti gli uomini da Roma in giù. Grazie. Alla faccia di quel cervone del marito. Non se lascia sfuggire nessuno. Grazie ancora. Non mi vorrei mica dire che anche tu... E ti credo. Figurati che quando ha saputo che era un giocere è andato in visibilio, sa. Portami qualcosa da bere. Subito. So de Roma. Se l'avessi saputo prima, avremmo potuto approfondire la nostra conoscenza. Adesso sto partendo. Sarà per la prossima volta. Beh, un po' di tempo ci sarebbe. Dici? Ci sta, ci sta. Mi dispiace che tu parta, Barbara. Questi giorni sono veramente volati via. Adesso chissà quando ci rivedremo, con tutti i tuoi impegni, tuo marito. Veramente, Cesare, non sarà più un problema. Faremo giusto il viaggio di ritorno insieme, ma dopodomani sono pronti gli avvocati, siamo già d'accordo. Gli avvocati? No, non mi vorrei mica dire che fra te e Cesare... Il mio matrimonio è stato un grande errore. E non è stato neanche l'ultimo e l'unico in questo periodo. Ti riferisci a Luca? Mi sono comportata male con lui, anche con la sua ragazza. Però ho deciso di cambiare, di dare una svolta alla mia vita. Mi dispiace saperti così infelice. Io credevo che tu avessi tutto quello che una donna può desiderare. E invece, proprio per volere tutto, ho perso di vista le cose più importanti. Però sono giovane e avrò tempo per ricominciare. Ma sì. Io ti auguro tanta buona fortuna. Grazie, zio. Ne avrò bisogno. Ti accompagno, dai. Dormito bene, amore? Benissimo. Ma questo caffè? I nostri amici hanno pensato proprio a tutto. Pensa che ci hanno lasciato di che sopravvivere per almeno un paio di giorni. A meno che tu non voglia tornare in albergo. Non ci penso proprio. Presto, vieni. Ma che è successo? Cammina, vedessi dove ti porto. Non preoccupare, è una sorpresa. Metti gli occhiali, vai presto. Sì, presto. Eccoli. Bella, c'è un bambino a Roma, sì. Sei. Ho paura se ci vedesse mia madre. È giunto il momento che devi sapere una cosa. Sì. Ascoltami. Sì. Nicolino ha desiderato la ricetta. Nicolino, ma è una notizia meravigliosa. Sei contento? Sì, sì. Che non venga subito la ricetta. Te l'aspettavo, sì? Ci vediamo. Ciao. Ci vediamo tosto, sì. Ciao, amore mio. C'era un pezzo grosso. È il commendatore dei Molinari. È il proprietario di una cinquantina d'alberghi sparsi tra la Francia e l'Italia. E anche di questo, ma... E tu come lo sai? Ce lo so. Commendatore dei Molinari, lei non sa...
Lei non immagina quale sia l'onore per me finalmente incontrarla, un onore che non riesco a distrinsecare, ad esternare. Sono mica venuto per incontrare lui, ma per incontrare mio figlio. Suo figlio? Nicolino, cosa stai facendo? Nicolino Bourguignon, Bourguignon, mi faccia il piacere. Papà, come stai? È il figlio. Ma parla italiano, ma non come quella terrona di tua madre. Ma parla italiano. Ma sempre, papi. Aiola, dammi un pizzicotto che voglio vedere se sono sveglia. Ma è l'amico tuo che è entrato in quell'elicottero? Sì, è proprio lui. Ma magari ti sei sbagliata, mettete gli occhiali. Ah, ma Nicolino mio, lo riconoscerei tra mille. Vuoi dire che quel bagarozzo del cameriere è il figlio del miliardario? Sì, ma io già ce lo sapevo, è proprio lui. Ah, allora sei meno scema di quello che mi credevo. Ma se c'è tanti soldi, perché fa il cameriere in quell'altro? Perché il padre ha letto di quell'americano che ha fatto i soldi con computers e che ha mandato i figli a lavorare per farsi le ossa. Ecco, lui è fatto, lui è solo. Però guardalo meglio, c'hai ragione te, figlia mia. Non è poi così bagarozzo. Sono stata un po' esagerata, eh? E poi l'amore è cieco. Chi meglio di te lo può sapere? Nicolino, io avevo capito subito tutto, sai? Ma io ti voglio bene. Ma sì, è Bourguignon? Ma Bourguignon è stato un gioco. Ma sì, sì. Adesso gioco pure io adesso. Ah, va bene, che gioco facciamo, eh? Che gioco facciamo? Giochiamo alle polpette, sì, del direttore. Ah, mi vuoi dedicare un piatto, eh? Bravo, bella idea, grazie. E come sono? Come sono queste polpette al direttore? È un piatto che non ti piacerà molto. Prendi il direttore, si trita tutto. Si fanno queste polpette, si infarinano e si mettono in padella. No, le polpette no. No, Nicolino, le polpette no. Guarda, Nicolino, tu stai benissimo. Girati, Nicolino. Contegno, questo che cos'è? Sì, facciamo i seri. Facciamo i seri. Nicolì? Io l'amo. Tesoruccio mio. Tesoruccio mio. Conterò i giorni che ci separano. Ma cosa vuole lei? La sto aiutando. Ma vado ad aiutare il cuoco in cucina, se ne vada. Senz'altro. Amore mio, mi telefonerai tutti i giorni? Tutti i giorni, ma tutte le ore, tutti i minuti, tutti i secondi. Bella, bella. Mamma, sei contenta del mio fidanzato? Max, è tutto che me lasci verde, occhio mio bello. A me mi manca l'aria, Ma amore, non puoi mica lasciarmi così. Vabbè, guarda, facciamo così. Stasera, rifugio, c'è la festa e io ti raggiungo, va bene? Ok, va bene. Pure ti il aspetto. Bello fronte. Ciao. Ma che è successo? Non ci si crede. Una sola notte di sesso? Oh, mi si è attaccato come sanguisuga, me lo stacco più di tosso, sa? Tu scarta. Quando arriva l'età mia, vedrai come te penti. Sì, tu dici, con... Nicolino? Sì? Senti, caro, ma tuo padre sa giocare a poker? Poker, canastri, gramini, scimente ferri, scopi, scopone, 7.5, eppure asse piglia tutto. Ma allora andiamo bene, che meraviglia. Appoggiati. Oppla. Allora, amore, ti è piaciuta la colazione che ti ho preparato? Buonissima. Tanto tu al mangiare non ci dovrai pensare solo ai bambini. Ma perché? Quanti ne vuoi? Pochi, almeno 6 o 7. Tu sei matto? Perché, dai, i bambini non sono belli. Se sono come te. Ti prego, ferma il tempo.